nel gruppo abbiamo invitato un trombonista e un trombettista che ci facessero le parti. Purtroppo oggi entrambi sono a suonare e quindi ho portato un trombone in cui io normalmente sputazzo dentro. Però vorrei quasi imbarazzo a suonarlo in questo momento. Quindi... Già che l'hai portato? No, davvero, le parti... Facciamo così. Mi sforzo di suonarvi l'introduzione, ok? E poi magari le altre parti... Grazie. Le altre parti magari vedo di cantarle. Vediamo un attimo, fatemi fare un ripassino. Comunque, insomma, se avete un po' di fantasia, sentite un paio di tromboni e una tromba dietro, è più carino. Vedete voi. Occhio! Thank you.
questi ragazzi che si fanno chilometri. E per studiare folklore assieme. E, niente, il laboratorio va avanti da diciamo un paio d'anni, però è quest'anno in realtà che si è costruito questo nucleo di 5 ragazzi che ci sono sempre nonostante le distanze, per esempio Brescia, Mantova, praticamente Venezia e Padova. Quindi insomma tutti ci troviamo una volta al mese a Verona per partecipare a questa cosa, e quest'anno l'obiettivo era quello di proprio chiudere almeno un arrangiamento che è stato fatto, direi, abbastanza bene, a parte il fatto che i fiati ve li ho cantati tutti, perché non ci sarebbe stato modo altrimenti. E niente, vi chiedo un altro grandissimo applauso. Sarebbe un'altra piccola parte di folklore che ci siamo studiati assieme, che è la Mahmuta sostanzialmente. E io a sto punto, visto che c'è Mario qua, ti va ad improvvisare sulla Mahmuta? Va, sì, dai. Allora, Mario, che è qua, che ci improvvisa sulla Mahmuta, ok? Quindi io riporto il tuo, cambi te, o facciamo, io riporto il gol se vuoi, volentierissimo. Manca solo un... di memoria in modo da poterli riproporre. Se voi gentilmente ci volete accompagnare con le mani, ci fate anche una cortesia. E il COVID? Beh, se proprio siete coraggiosi e volete farci, se volete impararvi qualche coro, già lo sapete, potete accompagnarci anche su questa cosa, fa star piacere. Il sistema è sempre quello: uno il cantante solista, uno il coro che risponde. E, tengo a precisare una cosa, in questo genere storicamente, visto che c'era stata una domanda, è più difficile, prima sul discorso della clave, è più difficile andare a mettere una clave, cioè tutti gli strumenti che ci sono qua dentro in realtà non definiscono prettamente la direzione, solo che i canti sì, quindi normalmente chi conosce il canto sa la direzione della clave, può mettere la clave qua sopra. Ok? Questo era un piccolo punto di vista, c'è stata una domanda. Grazie io. Come vuoi? Quella Congo, quella Macana, Congo, Ganga.